siamo molto contenti di aver ospitato Sottosopra, perché ha portato qua tante idee, tanti tentativi di capire come si può fare a Arci, la password di Arci, credo. Come fare, a riprendersi dalle volte che abbiamo preso negli ultimi 30 anni e a cercare di capire come costruire un progetto per il futuro. Sono particolarmente contento di avere qua stasera Marta, che è una cara compagna e una cara amica, non inteso nel senso che lo dicono gli altri, una cara amica davvero e poi soprattutto una cara compagna, e secondo me una delle teste più belle che ci siano in questo momento in circolazione, anche una delle facce, ma l'importante non ha delle teste. Questo tema, che è quello suo specifico, del lavoro, diciamo del lavoro in generale, ma soprattutto del lavoro che non riguarda molto purtroppo il sindacato, del lavoro precario, del lavoro sfruttato, del lavoro falsamente ammantato di diritti che poi nella realtà non esistono, è un tema che credo che sia il tema oggi, forse più importante, ce ne sono tanti, c'è la pace della guerra, c'è diritti civili, ci sono, però a fondo il punto è che se non siamo, finché non saremo in qualche modo consapevoli di avere un futuro, non diciamo garantito, non abbiamo più, ma insomma di avere un futuro, a tutto il resto è difficile pensare. Io sono ormai vecchio, mi riguarda più tanto queste cose, mi riguarda più semmai, infatti non avrò la pensione, ma questo dalla mia età in giù riguarda più o meno tutti. Però i miei figli, io mi rendo conto che i miei figli non fanno progetti, e questa cosa mi fa paura. Non fanno progetti perché dicono tanto, che faccio progetti a fare. Non ci sarà un lavoro, se ci sarà un lavoro sarà precario, tutta la vita sarà precaria e io non so che dirvi, se non avete ragione, per cui cercate di fare quello che vi appassiona in qualche modo e poi vediamo se riuscirete a farlo anche come modo per sopravvivere, sarete strafortunati, altrimenti farete i camerieri sottopagati o i fattorini, cosa che avete cominciato a fare, e coltiverete le vostre passioni a gratis. Non è il mondo che vorrei. E per questo credo che siano importanti i ragionamenti, i lavori e gli studi che Marta fa, perché va a pescare anche un altro modo possibile di costruire un futuro meno precario. Basta, la chiudo qua perché sono avanti un'ora. Grazie tante ancora, grazie a Marta, grazie a tutto sopra. Io intanto vado avanti a provare la mia esecuzione. Intanto grazie a Maso anche per i saluti, e io mi prenderò giusto 5 minuti per introdurre Marta, che penso probabilmente conosciate già tutti almeno un po' per il suo lavoro e perché appunto da un po' di tempo ha modo di portarlo avanti e di insomma diverse occasioni per presentare quelle che sono le sue ricerche. Amanda è ricercatrice all'Istituto di Studi Politici in Economia dell'Università di Parigi e alcuni mesi fa, non troppi, ha pubblicato un libro che ha fatto decisamente scalpore, che si aggiunge in realtà a un percorso di lavoro che veniva già da prima. Il libro si chiama Non è lavoro, è sfruttamento, e lascia intendere abbastanza nel titolo di che cosa tratta. Io volevo iniziare in realtà approfittando di un dato numerico di anni che ha dato Maso poco fa, 30 anni. Allora sono più o meno effettivamente 30 anni che noi ci troviamo in un mondo in cui c'è una sorta di pensiero economico unico, pseudo globale, che
che si è presentato come un metodo per risolvere tutti i problemi dell'economia, un metodo che avrebbe dovuto risolvere insieme le questioni del lavoro, le questioni della pace e della guerra, che si presentava vincente in un mondo in trasformazione, che si appiattiva intorno, diciamo, al potere e alla forza economica soprattutto degli Stati Uniti. Questi 30 anni, che sono più o meno la mia età, e credo anche più o meno l'età di diverse persone che vengono in questa sala, che è una cosa atipica ma molto positiva, e più o meno l'età anche di Marta. Questi 30 anni però hanno visto invece un peggiorare della condizione di molti lavoratori. Per 20 anni non se ne è praticamente parlato, negli ultimi 10, insieme allo scoppio della crisi, si sono cominciati a vedere un po' le punte dell'iceberg. I temi che più sono all'ordine del giorno sono l'aumento delle disuguaglianze interne alle società, dal 99%, che è stato appunto uno slogan vincente perché molto chiaro, a quello che vediamo essere l'accrescimento di patrimoni per noi praticamente incomprensibili di un gruppo ristretto di popolazione. Quindi in questi 30 anni di pensiero unico economico, una parte della popolazione si è arricchita, un'altra parte, la parte del lavoro soprattutto invece, si è trovata di fronte a continue sfide, peggioramento delle condizioni di vita e nella sua fascia soprattutto giovanile il peggioramento, diciamo, delle ipotesi di progettazione, perché il lavoro è sempre più precario quando c'è e spesso non c'è. Un'altra tematica di cui si sente parlare ma che è affrontata decisamente troppo poco è un argomento di discussione che credo che oggi in parte anche verrà fuori, è quello di quali sono le motivazioni che hanno portato a questo, no? Le motivazioni sono più legate al libero mercato, sono più legate alle politiche del lavoro specifiche, sono più legate alle trasformazioni tecnologiche o alle nuove metodologie o ai nuovi metodi di organizzazione del lavoro e di organizzare la produzione. Allora, noi abbiamo invitato Marta perché riteniamo molto interessante i suoi spunti di riflessione sul lavoro su questi temi. Peraltro, in fondo, se qualcuno poi vorrà, ci sono anche a disposizione copie del suo libro. Però vorremmo anche che affrontare questa tematica con un respiro ampio, diciamo, no? Nel libro e oltre il libro. Continuano a uscire numeri e dati su cui Marta appunto lavora anche, sull'economia, sul lavoro, e questi dati sono purtroppo molto poco rassicuranti. E quindi un aggiornamento anche su questo, su come leggere, visto che ogni volta che ci sono dei dati, le letture che di questi dati si possono fare sono le più disparate. Quindi una mano per aiutarci a capire come guardare meglio questi dati, credo che sia fondamentale, un'occasione da non perdere. Un altro tema che è già stato toccato probabilmente è quello delle pensioni, perché appunto oltre a quello del lavoro noi ci troviamo in una situazione in cui non sapremo se, e anzi presumibilmente se le condizioni rimangono quelle date, noi di nuovo più o meno trentenni pensioni non ne avremo, o ne avremo ridicole. E un'altra tematica che aggiungo come spunto iniziale è quella di dove sono le forze dell'organizzazione del lavoro, dove o come organizzare questo lavoro precario che finora è totalmente disorganizzato, totalmente manca di ogni tipo di rappresentatività e manca di modi per poter fare pressione politica e portare avanti le proprie istanze. Concludo e voglio soltanto ricordarvi due appuntamenti, perché poi alla fine tutti si alzeranno, ognuno vorrà andare via, non fame, quindi lo faccio subito. E i prossimi due appuntamenti di Sottosopra sono il 4 e il 9 maggio. Entrambi i serali, più o meno alla stessa ora, quindi 18.30 e 18.45, il 4 maggio ospiteremo Giovanni Dosi, direttore del Dipartimento di Economia alla Sant'Anna di Pisa, esperto di economia dell'innovazione e del cambiamento tecnologico. Quindi molto interessante anche in questo caso il tema con l'argomento di stasera. E poi invece il 9 maggio Vladimiro Giacchè, saggista, filosofo, economista, anche in questo caso, che in questo caso sposterà un pochettino l'argomento del dibattito, perché ci occuperemo di diritto costituzionale e trattati europei. Comunque argomento molto attuale. Quindi io concluso, passo la parola a Marta, grazie a tutti di essere qui.
Grazie all'introduzione, scusate per noi appunto tecnologici, grazie a Maso che è sparito anche lui per l'introduzione e ovviamente per l'invito, cioè non è un ringraziamento di forma, cioè, tutte le volte che riusciamo a discutere e andare oltre anche negli argomenti, ma a guardarci in faccia secondo me diventa una cosa molto importante. In un periodo storico fondamentalmente dove quando si parla di politica non si parla di politica, cioè di idee e di fatti. Questo secondo me è una cosa da mettere sempre sul piatto, perché poi appunto no, non si capisce bene, tante volte io dico sempre nelle presentazioni del libro, ma veramente non voglio parlare del libro stasera, che in Italia di lavoro se ne parla poco e male. Allora, innanzitutto il lavoro, titoli, giornali, inchieste, è un problema. Giovani, quindi vado veramente al titolo di cambio generazione del mercato del lavoro, giovani in realtà in Italia hanno una declinazione molto particolare, che è quella di non essere in grado di intendere e di volere. Quindi in qualche modo effettivamente abbiamo anche noi un nuovo portato, se vogliamo, definitorio di quelle che invece sono delle questioni di fondo. L'inganno generazionale del resto è anche il libro di una professoressa che io ho avuto il piacere, insomma, tra virgolette, di incontrare a 8:30 subito dopo a ottobre, quando era stato appena pubblicato il libro, dove praticamente confuta questa cosa che ci sono troppi disoccupati giovani. Non è vero, e l'incidenza dei disoccupati in realtà è l'11% come il resto della popolazione, perché tutti gli altri studiano. In realtà si scordava dei 2 milioni di giovani under 25 che non studiano, non lavorano e non sono in un percorso, diciamo, di formazione professionalizzante. Per dire appunto, quando parliamo di lavoro e di giovani c'è sempre una manipolazione, se vogliamo, politica. Poi però ci sono i numeri e i fatti. Io, prima di affrontare le cose di cui appunto che hai trattato tu nell'introduzione, ho preparato nella mezz'ora prima di arrivare qui, quindi scusatemi per il disordine e la confusione dei temi, ma mi sono concentrata proprio su questa cosa dell'inganno generazionale. Ho detto proprio all'inizio, cerchiamo di parlare di politica, politica appunto intesa come lavoro, lavoro come non giovani, ma un'organizzazione, se vogliamo, di massa che va oltre la questione generazionale, perché sostanzialmente giovani non è una categoria politica, è una categoria anagrafica. E su questo dobbiamo stare attenti, perché i giovani non sono tutti uguali. Io oggi pomeriggio, infatti, vorrei cominciare con questo, ho conosciuto Igor. Igor praticamente è il ragazzo che mi ha portato le chiavi del bed and breakfast. Allora, dopo là, io ero tra l'altro molto in velocità, volevo preparare le slide, ho detto, ma tu quindi sei un dipendente di questa agenzia di affitto? Mi fa, beh, dipendente, in realtà sono uno stagista. Ah, gli ho detto io, senza aggiungere niente, mi fa, sì, insomma, guadagno 350 euro al mese, certo, è un po' stancante perché poi riesco a lavorare anche 10-11 ore al giorno, sai, senza neanche le pause. Io lo guardo e gli dico, beh, ma questo non è il lavoro, nel senso, non è uno stage, non ti sembra troppo? Sì, lo so, però poi alla fine io studio, poi, vabbè, tra virgolette, ovviamente Igor è un accento molto, diciamo, dell'est, non so se russo, ucraino, rumeno, quello che è. Ci vado all'università, un po' mi bastano perché di fatto un po' effettivamente di raison de poche, no? Diciamo in Francia, per sopravvivere. E la cosa su cui mi sento fortunato non è tanto che loro mi sfruttano, io che, cioè, sta dicendo lui stesso senza che io gliel'abbia suggerito, che di fatto è uno sfruttato, dice che ho i colleghi sono tutte persone stracompetenti, parlano almeno 3-4 lingue ciascuno e hanno pure carattere. Le soft skills, per esempio, che ormai non si chiede più di saper fare qualcosa, di essere in grado di impararla, ma le soft skills. E io lo osservavo mentre mi faceva il check-in e tutto, e ragionavo che ieri sera a Bruxelles finisce la presentazione coi rider, tutta una discussione sul lavoro povero, precario, queste nuove forme di sfruttamento, quindi anche indotte, se vogliamo, dall'utilizzo di tecnologia, e si avvicinano due ragazzi che sono degli stagisti nelle istituzioni europee. Sono fiondati addosso, cioè, senti, ma tu ne parli di stage, perché noi siamo quelli che lavoriamo a gratis nelle istituzioni europee, però ammettiamolo, noi facciamo gli stage gratis solo perché ce lo possiamo permettere. Allora qui cominciamo a capire che lo stage è il lavoro gratuito, o il lavoro sottopagato, o il lavoro, diciamo, come lavoretto per avere un futuro migliore, la promessa, no, che comunque se già stai a 20 anni, tanto quanto Igor, in un'istituzione internazionale, sul curriculum quella roba andrà avanti. E loro stessi, diciamo, noi siamo qui, lo diciamo, perché ce lo possiamo permettere, in realtà l'altro lavora nelle pizzerie, quindi in realtà si mantiene. Quindi capiamo appunto, non è essere giovani che è la categoria politica dentro lo sfruttamento, anche se i giovani sono stati davvero sfigati, perché quando Michel Martone ci dice che a 28 anni se non si è laureati si è degli sfigati, dico, guarda, lo siamo come generazione, perché ci siamo presi, cioè proprio, no, sulla nuca, 25 anni, il processo di riforma del mercato del lavoro, tutto verso la flessibilizzazione.
E su questo un po' di studi di questi effetti ci sono, che non riguardano ovviamente solo i giovani, però appunto tornando a quello che è il primo approccio dei giovani nel mercato del lavoro, quindi subito dopo l'alternanza scuola-lavoro, di cui magari parlerò dopo, quello che si nota è che effettivamente se prima si entrava come stagionali, interinali, tempo determinato, oggi si entra con uno stage 300-400 euro al mese, vuol dire, e non l'abbiamo scelto in quanto giovani, ce l'hanno imposto, ok? Quindi per dire, Igor era quella cosa là che alla fine lui ringraziava me, io ringraziavo lui, perché diceva no, poi mi ha detto guarda dimmi come si chiama questo libro perché io ci voglio fare la tesi. Questo ci dice un'altra cosa sui giovani, invece che molto caratteristiche dei giovani, ci dicono tutti che i giovani non sono interessati alle questioni del lavoro, non sono interessati alle questioni diciamo sociali, no, che noi ci dicono ideologiche, quasi invece non è vero, basta parlarci, o meglio, ascoltarle queste persone, perché io ho soltanto chiesto se è un dipendente, poi tutto il resto l'ha detto lui. No, quindi è l'altra domanda che mi ha fatto, è ma come facciamo a organizzarci? Quindi come a dire, la definizione di giovane non in grado di intendere e di volere non esiste. Il problema è che siamo effettivamente una generazione, io ho quasi 33 anni, afona. Cioè che le cose che abbiamo da dire, magari non le sappiamo dire in modo organizzato, strutturato, ma non le possiamo mai dire. Cioè il tema del lavoro, se ci fate caso, tutti i seminari, tutti i convegni, i dibattiti, le conferenze, la televisione, eccetera, parlano tutti di lavoro tranne i lavoratori, parlano tutti di giovani tranne i giovani. A meno che appunto, tipo oggi, leggiamo i giornali, ci sono due articoli sulla questione giovani e lavoro. Il primo, l'ennesimo imprenditore del Veneto che si lamenta di avere a disposizione 25 posti di lavoro a tempo indeterminato che nessuno vuole. Poi uno va a scavare e trova che in realtà inquadramenti da 1.300 euro lordi per lavorare 40 ore la settimana, cioè stiamo parlando di un livello contrattuale che è il primo passo di un operaio non specializzato, come a dire. Dall'altro lato leggiamo che gli studenti di un quarto anno di liceo classico di Napoli sono costretti, obbligati all'alternanza scuola-lavoro a lavorare anche il 1° maggio. E non è che dici ci passano 10 minuti, mezz'oretta, andiamo a fare con questa alternanza scuola-lavoro, ci lavorano dalle 9 alle 17 e sono obbligati, perché se non lo fanno e li mettono 7 in condotta non avranno l'esame di Stato. Cioè il ricatto che si fa oggi, no, sulle condizioni di lavoro dei giovani, al di là del fatto che l'abbiamo ripetuto mille volte che l'alternanza scuola-lavoro davvero è la barbarie, cioè abituare la gente ad essere solo e esclusivamente disciplinata, senza formazione e soprattutto messa in produzione senza neanche il riconoscimento base del sistema capitalistico, il salario. E io non riesco neanche a parlare di schiavitù, perché quantomeno nella schiavitù la proprietà del lavoratore era del padrone e aveva tutto l'interesse alla sussistenza, quindi a dargli almeno il vitto e l'alloggio. Oggi siamo fuori, siamo davvero nel post, no, capitalismo come post schiavismo fondamentalmente, no, dove non si capisce dov'è, no, la linea di confine tra sfruttamento e schiavitù. Però in effetti quando si parla appunto che i giovani sono disoccupati, sono impoveriti, piuttosto che queste condizioni dove si va a trovare chi è il nemico, ci hanno imposto un altro nemico. Allora, sulla cosa che dicevi prima tu delle date, in realtà noi sul neoliberalismo o liberismo come processo storico-politico andiamo indietro di 40 anni, andiamo indietro al 78 della Thatcher in termini europei, poi in Italia poi possiamo parlare del 1980, eccetera, ma in Italia in realtà 30 anni fa c'è stato il momento decisivo, che è quello precedente la crisi del 1992, della svalutazione della lira e subito dopo, se vogliamo, il protocollo sui salari, che è il divorzio. Il divorzio, Banca d'Italia, Ministero dell'Economia, che è esattamente il punto in cui il debito pubblico italiano esplode. Il debito pubblico però, che se andiamo a leggere quali sono le dichiarazioni, le argomentazioni politiche dell'analisi dominante, è esattamente il nostro grande nemico. Per cui all'interno di questo, siccome il debito è una cosa immateriale, il debito l'hanno prodotto i nostri genitori e quindi il nostro nemico è all'interno, diciamo, di uno scontro generazionale. Partiamo da qua, cioè il nostro problema: non avremo le pensioni perché c'è qualcuno che ha le pensioni oggi, siamo precari perché c'è qualcuno che ha l'articolo 18, non abbiamo il diritto allo studio perché c'è qualcuno che ha le case, come se tutto questo non fosse da un lato l'effetto ma anche il prodursi di una gestione politica delle cose, così come della crisi. La crisi, io l'altro giorno ero a un seminario sul populismo, là parlavano, c'erano Veltroni, Rizzo, tutta una serie di mostri, e parlavano di populismo e questa crisi dei partiti come se loro negli ultimi 25 anni fossero stati ibernati da qualche parte. Cioè, no, questa disconnessione, però il nemico, no, deve essere ovviamente palpabile. Ora abbiamo quello generazionale, poi abbiamo quello della segmentazione etnica o di cittadinanza.
E in effetti nei dati loro si giustificano, quindi l'operazione del, no, di come si leggono i dati, loro si giustificano questa cosa. Allora, prendendo questa è l'analisi sui bilanci delle famiglie della Banca d'Italia, che è la, diciamo, la ricostruzione storica più completa sull'andamento dei redditi, ed è, sia a livello di tipologia di reddito ma anche di ricchezza, delle famiglie italiane. Quello che si vede, appunto, questa parte dal 95, che sono gli ultimi fino al 2015, che in effetti, vabbè, a partire dalla crisi, quelli che ci perdono di più sono, diciamo, le famiglie fino a 18 anni. Questo è il reddito equivalente, quindi anche in base al nucleo familiare. Da 19 a 34 anni comunque ci perdono tutti, tranne effettivamente gli over 64, come ricchezza. La ricchezza però è uno stock che si accumula, cioè, eppure è normale che se uno ha avuto la possibilità di comprare prima la stanza da letto, poi il bagno, piano piano con l'età questa cosa si accumula, quindi in realtà non la deflazione sul tempo di vita non c'è. Comunque, vedete, i giovani sono poveri di ricchezza. Poi uno va a vedere reddito e povertà equivalenti, quindi le asticelle dell'istogramma sono praticamente le soglie anagrafiche fino ai 34 anni, e quello che si vede è che il reddito effettivamente medio aumenta per classi di età. Effettivamente quelli più ricchi anche qua sono gli over 64. L'indice invece di povertà relativa, cioè quante famiglie sono a rischio povertà relativa dato il capofamiglia di una classe di età, diminuisce. Quindi vedete di nuovo i vecchi, tra virgolette ovviamente, privilegiati che rubano il futuro ai giovani. Poi uno non si ricorda mai che poi appunto il welfare, no, intergenerazionale in Italia è esattamente la componente più moderna di un sistema di protezione sociale che non esiste. E dice, vabbè, ma che cosa è successo? Ma in realtà però in questi 30 anni, appunto, qualcuno ci ha chiesto di fare qualcosa per i giovani, perché la disoccupazione strutturale è da, diciamo, l'interguerra, prima seconda guerra mondiale, uno dei problemi più strutturali dell'economia italiana. Allora, questo è uno dei rapporti, diciamo, chiave di tutta quella che saranno poi le direttive, regolamentazioni e raccomandazioni di tutte le istituzioni occidentali, che è Job Report dell'OCSE del 1994. In Italia ci troviamo che abbiamo già avuto la crisi del 92, però effettivamente ancora nel 94 si era emerso Berlusconi, però tutto doveva cominciare. Qualcuno ci dice che bisogna aumentare la flessibilità del tempo di lavoro, coltivare un clima imprenditoriale eliminando gli ostacoli, le restrizioni alla creazione e all'espansione delle imprese, rendere salari e costo del lavoro più flessibili, eliminando restrizioni che impediscono ai salari di riflettere le condizioni locali e i livelli di abilità individuali, in particolare dei giovani. E quindi poi riformare anche le disposizioni di sicurezza, quindi la protezione sociale del lavoro, che inibiscono l'espansione dell'occupazione nel settore. Ora, a parte i due punti iniziali, secondo i due dicono innanzitutto i salari sono una variabile dipendente delle condizioni economiche locali, gabbie salariali e profitto come unica variabile da garantire. I salari si devono muovere, ma il profitto, diciamo, è la variabile che va garantita, e questa, diciamo, è tutta la costruzione europea pure sugli obiettivi di competizione, le imprese come unico soggetto capace di creare occupazione da un lato e ricchezza poi dall'altro, eventualmente da redistribuire. E poi riformare le disposizioni di sicurezza della protezione sociale, di fatto questo indica l'approccio alla riforma dei sussidi di disoccupazione e di welfare, perché nella teoria mainstream quello che si dice è: se riduciamo i sussidi di disoccupazione, la gente, essendo che non ha da mangiare, da dove sbattersi la testa, cercherà più, no? Sempre più lavoro, e sarà disposta soprattutto ad accettare qualsiasi cosa, e quindi effettivamente riusciamo anche ad abbinare la variabilità dei salari, perché tanto questi non hanno come scappare, perché appunto questo però vale per tutti, non vale solo per i giovani, vale per tutte quelle persone che non hanno le ricchezze immobiliari da mettere in affitto, che non hanno i risparmi di famiglia, che non hanno il reddito finanziario, che non hanno, diciamo, né profitti né rendite. Quindi che cosa hanno? Hanno redditi da lavoro e quello che riescono a accumulare attraverso il reddito diretto o indiretto, appunto il welfare, e la ricchezza. E noi effettivamente a partire dal 1997 abbiamo detto modernità. Ricordate il congresso del PDS del 97? D'Alema contro Cofferati? Modernità, la precarietà, e lì noi dobbiamo decidere solo come regolamentarla. Questo fu il grande scontro. Cioè, la subiamo come una cosa naturale, con un processo che vuole il mercato, come se il mercato appunto fosse qualcosa che arriva tipo un asteroide, che magari arrivasse in Italia l'asteroide, no? Intanto noi ci rifacciamo il booming. E allora dice, cosa è successo però allora in questi 25-26 anni? Dal 92, questa è la serie, diciamo, ricostruita dell'Istat,
50-64 anni, numero di occupato, corretto per la dimensione anagrafica, perché noi effettivamente abbiamo una popolazione in invecchiamento, non solo in Italia ma anche in Germania, in Francia, però in Italia e in Germania sono i due paesi che effettivamente l'asticella anagrafica si sposta sempre più avanti. E allora vediamo che appunto nel 97 cominciamo le riforme, ma a partire già dal 2001 il numero di occupati under 35, l'ho fatto appunto 15-34 anni, diminuisce sempre, e anche quando comincia la ripresa in Europa, che è il 2013, si esce dalla recessione tecnica, il numero di occupati sostanzialmente per quella classe anagrafica rimane abbastanza costante. E nonostante noi negli occupati, questo ce lo ricordiamo, inseriamo tutto, i tirocinanti, i voucheristi, il lavoro a chiamata, il part-time involontario, qualsiasi cosa ci dia un pacchetto di caramelle, tant'è che poi arriva qualcuno che a 20 anni si fa fare il weekend a chiamata, sapete, perché appunto noi siamo la generazione più istruita della storia d'Italia, però siamo sempre quelli non in grado di intendere e di volere, e quindi io ho questa amica, davvero racconto le storie, perché a me sembra una delle cose che poi dice, ma davvero? Lei è andata a fare per un fine settimana in un festival, quelli che distribuiscono i pacchetti promozione dei prodotti, tipo le sigarette, l'acqua, l'estate, lei lo faceva per gli M&M's. Domenica sera la pagano, dopo 3 giorni, e la pagano, e quindi per questo lei comunque risulta un'occupata per quei 3 giorni, con 2000 pacchetti di M&M's. Pace. Retribuzione in natura. Questa cosa si può fare. Okay. Io non so, cioè, questa cosa si può fare. Vabbè, quello che si vede sostanzialmente, soprattutto appunto durante il periodo della crisi, quello che spostiamo in avanti è il numero di occupati over 50. Ovviamente, questa cosa, di nuovo, lo scontro generazionale è, vedete, ci sono i vecchi, ma i vecchi che rimangono a lavorare, che poi a 69 anni cascano nell'impalcatura mentre fanno gli operai e muoiono, l'ha voluto la Fornero. Perché una persona a 69 anni dovrebbe avere il diritto non di lavorare dentro i cantieri, ma di guardarli. Cioè, questa cosa era bella come immagine, anche lì non ce ne sottraiamo queste immagini prendendo sempre l'operaio per il culo, ma sì, cioè si passasse il tempo, vuole giocare a 3-7, lo faccio, invece no, obbligato a lavorare, non è, cioè, è vero che c'è stato tutto un periodo dagli anni 60, dagli anni 50 in poi in cui effettivamente lavorare, no? Quindi al di là della dimensione della fatica, dello sfruttamento, era, è sempre stato, no? Un valore, cioè se non lavoro sono poco di buono. Poi oggi questa cosa è radicalizzata, estremizzata. Non a caso è meglio lavorare a titolo gratuito che non rimanere a casa e dire di essere occupati. Però uno a un certo punto sceglie o meno di lavorare, soprattutto a 69 anni non fai il muratore. Fai il muratore, se solo se non ti puoi permettere di campare senza lavorare, o perché non hai la pensione, o sostanzialmente perché il reddito, no, da trasferimenti anche assistenziali è troppo basso. Uno poi va avanti, dice, vabbè, abbiamo fatto tutte le riforme, quello che vediamo però appunto, questa è, diciamo, la quota di lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato sul totale dei lavoratori dipendenti in Italia. Allora, io non me la voglio prendere con Jobs Act, però appunto loro nel 2014 introducono il decreto Poletti, nel 2015 il Jobs Act, che ve la ricordate qual era, no? Cioè la propaganda era così, aiutiamo i giovani a avere anche una stabilizzazione lavorativa, cioè, abbiamo messo pure 16 miliardi che potevamo distribuire appunto in pacchetti di M&M's, abbiamo scelto di darle alle imprese, il tasso, quindi la quota di occupati a tempo indeterminato sul totale degli occupati comunque diminuisce, okay? Aumenta soltanto, se volete, nella seconda metà del 2015, soprattutto a dicembre, che era l'ultimo mese, no, degli sgravi. Il tempo determinato, che sta sulla scala di destra, è sempre aumentato, da quando abbiamo cominciato a fare le riforme, che l'abbiamo liberalizzato, è aumentato. Ora, là, vi faccio vedere un'altra cosa, questa cosa qua. Questa è una ricerca che ho fatto insieme a Michele Raetano per il mio dottorato. Lui dice, vabbè, perché la retorica è il tempo determinato sostanzialmente è una porta d'ingresso verso la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, appunto meno, più flessibilità, meno rigidità, meno protezione. E allora nel 2001, il tempo determinato è sempre esistito in Italia, no, fino agli anni 70, ma nel 2001 si decide che il tempo determinato si può fare non più veramente vincolato a tutte le esigenze organizzative, produttive, ma si comincia a ridurre il tipo di causale, okay, per cui è possibile ricorrere al tempo determinato. In questo studio abbiamo preso appunto non quelli che dicono lavoratori non qualificati, no? Qui possiamo fare tutto, perché a quel punto, no, sono delle bestie,
ma perché così ci trattano, cioè diciamocelo le cose, ma abbiamo preso solo i laureati. I laureati, cioè quelle persone che si sono laureate a fine 2000 e a inizio 2000, a fine 99 e a fine 2000, ovvero persone che entrano dopo pochi mesi sul mercato del lavoro prima di questa riforma, quindi quando il contratto a termine si poteva fare soltanto con determinate causali, se no c'era il contratto a tempo indeterminato, oppure quelli che entrano nel momento in cui il tempo determinato è più liberalizzato. Quello che si è andati a studiare è quanto guadagnano queste persone, quello che sono uguali. Abbiamo proprio, no, vagliato per tutti i tipi di caratteristiche, il tipo di settore dove lavorano, la grandezza delle imprese, a livello geografico, perché ovviamente sappiamo che tra nord e sud le gabbie salariali sono sostanziali. Inutile che Boeri ce ne chiede ancora, già esistono. Quello che si vede è che appunto la linea blu sono quelli quanto guadagna, questo è, settimanalmente, nei primi 6 anni di lavoro, quindi entri svantaggiato ma poi recuperi, una persona che è entrata al mercato del lavoro subito dopo la riforma, guadagnano mediamente, cioè 0,6 punti percentuali in meno, che è sostanzialmente quasi 10% in termini monetari. E questa cosa non si restringe mai, cioè chi entra svantaggiato e sfigato perché gli avete imposto il decreto 368-2001 di Sacconi rimane sfigato. Che si sia laureato a 23 anni o che si sia laureato a 28. Quindi non è una questione, la colpa non è nostra, ok? Cioè, anche là, cioè, no? Chi è che ha imposto questa cosa qui? E poi però ci hanno detto, vabbè, cominciate a te, e questi sono tutti i tipi di contratto, quindi è una media che sia un parasubordinato, un dipendente a tempo determinato, indeterminato. L'altra cosa che ci hanno detto è, vabbè, però il tempo determinato rimane una porta d'ingresso. Allora, andiamo a vedere le transizioni da passaggio, cioè 12 mesi prima avevo un contratto a termine, che cosa succede 12 mesi dopo? Quindi se sono rimasto un dipendente a termine o ho avuto il passaggio a tempo indeterminato tra il 2013 e l'ultimo trimestre del 2017 rispetto a 12 mesi prima, quindi dicembre 2016, il tasso di permanenza nell'occupazione dipendente a termine è aumentato dal 54% al 65%. Non ci sono sgravi che tengono, non ci sono liberalizzazioni che tengono, l'organizzazione, la struttura e i rapporti di lavoro diventano sempre più precari e sempre di più breve durata. E provano quella cosa là, la deflazione salariale, il rapporto di forza, eccola là. Se poi uno guarda pure appunto la transizione invece verso l'occupazione a tempo indeterminato, diminuisce, aumenta se vede soltanto primo trimestre 2016, che sono quelli che entrano a dicembre con gli sgravi del 2015, e il secondo trimestre, poi in realtà che diminuisce. È comunque un 3% in meno, che non è poco se pensiamo che appunto i lavoratori a tempo indeterminato in realtà sono 14 milioni ancora. Quindi effettivamente tutto quello che loro ci hanno raccontato che devono fare in termini di flessibilizzazione del mercato del lavoro non ha prodotto più stabilità, più occupazione, ha prodotto meno salari. Che per tornare alla questione dell'organizzazione del lavoro, poi ci vorrei tornare dopo, è fondamentale, perché qui non c'è, credo che non si legga, non si legge. Se andiamo a guardare quanto durano questi contratti a termine in Italia, è scandaloso, il 26% dei contratti a termine dura 3 giorni. Non stiamo parlando di contratti a 6 mesi, significa che la stessa persona in una settimana si trova prima disoccupato, poi occupato, poi di nuovo disoccupato. E ovviamente incide molto di più sulle categorie più vulnerabili, le donne, i giovani e gli immigrati, sostanzialmente. Però ecco, questa cosa si governa. Cioè, aver introdotto a maggio 2014 insieme agli 80 euro la completa liberalizzazione a causale, se vogliamo, del contratto a termine ha un effetto. I capitalisti, i datori di lavoro, fanno quello che possono, quello che gli è dato di fare, ma se la politica, quindi lo Stato, regolamenti i rapporti di forza e non glielo si permette come non glielo si permetteva prima, non lo possono fare. È lo stesso gioco che fa Calenda sull'Ilva. Ma ah no, cioè, oggi c'è il compagno Calenda, lo sapete, no? Sull'Ilva hanno proposto che licenziano 9.000 occupati e li riassumono col contratto a tutele crescenti. E lui dice, no, non si può fare. Come? Non è legge. L'ha fatto il tuo partito, cioè il tuo governo ha fatto quella legge, anzi lui stava ancora in Confindustria prima di diventare ministro, quando è stato approvato. Quindi, come a dire, qui giovane c'è poco, cioè, nel senso se giovane, cioè, il giovane effettivamente no, entra, che può entrare nel mercato del lavoro quando tutto questo è stato già destrutturato. L'unica cosa su cui davvero, come a dire, noi non abbiamo scelto quando nascere.
che è l'unica cosa veramente esogena in questo processo. Tutto il resto è governo e gestione politica prima della crisi, quindi dei rapporti del mercato del lavoro, sul debito, no, e tassi di interesse e valori monetari. E poi hanno fatto un'altra cosa, il lavoro in somministrazione, che è il lavoro in affitto. Comincia nel 97, viene diciamo liberalizzato a tempo indeterminato nel 2001, quindi la legge Biagi, che qualcuno cerca oggi di no, rivendicare come una cosa molto positiva, e poi però appunto nel 2012 è successa una cosa, che la Fornero ha deciso che per i contratti di somministrazione era possibile assumere col 20% meno rispetto al salario orario del contratto collettivo nazionale le categorie più vulnerabili. Indovinate chi sono queste categorie più vulnerabili nel mercato del lavoro? Le donne, i giovani e gli immigrati. Chi vuole dire, l'hanno voluto loro che si permettesse di assumere un giovane a me. Uno va a guardare cosa è successo al numero dei lavoratori che da quando diciamo sono esistiti, ovviamente aumenta. Questa cosa qua, in termini di organizzazione del lavoro e rapporti di lavoro, è l'esternalizzazione della responsabilità sulle relazioni industriali delle imprese. Cioè, le imprese alle agenzie di somministrazione pagano un margine, non è che le agenzie di somministrazione sono i centri pubblici dell'impiego che non fanno profitti. Questi fanno 8,6 miliardi di fatturato soltanto nel 2017 e si stima che nel 2018 si arrivi a 10 miliardi. Quindi in realtà l'affitto di un lavoratore che è assunto formalmente all'agenzia di somministrazione e viene prestato per un tot di giorni all'impresa non costa meno che fare un contratto a termine. Solo che ti pare che mi devo accollare pure l'operaio, il dipendente, impiegato, stagista, grafico e poi viene qua a voler rinnovare il contratto? Se lo gestiscano le agenzie, cioè le imprese sono disposte a pagare pur di non accollarsi le relazioni industriali. A me sembra folle. Però questa cosa esiste in tutta Europa, anzi ci dicono noi la quota di lavoratori in somministrazione è troppo bassa, in realtà è circa il 2% del totale dell'occupazione, parliamo di 500.000 occupati. La cosa più stravolgente è che siccome i lavoratori in affitto sono assunti dalle agenzie di somministrazione, se andiamo a guardare la somministrazione a tempo indeterminato, che oggi si può fare, che però non significa che quel lavoratore poi viene prestato a tempo indeterminato full time presso l'azienda utilizzatrice. L'azienda ogni tot chiama e dice ho bisogno di quel lavoratore e quindi lui fa le missioni. Questa cosa in realtà si distribuisce su tutti i settori, io pensavo che fosse di più nei settori dei servizi, ristorazione, grande distribuzione, ho scoperto che il 16% dei contratti in somministrazione va nelle aziende manifatturiere. FCA in effetti quando a reti unificate ha detto che sotto referendum avrebbe assunto 1000 dipendenti, 850 erano in somministrazione. E qui torniamo su poi la tecnologia e i rapporti. Comunque quello che si vede è che effettivamente le agenzie di somministrazione sono delle aziende private, obiettivo di breve periodo profitto. E guardate quando esplodono, cioè passano da 10.000 a 35.000 i lavoratori in somministrazione a tempo indeterminato. Fine 2015, ultimo periodo degli sgravi contributivi, cioè, hanno pure fatto i soldi con gli sgravi assumendo in affitto e soprattutto in termini di diritto del lavoro le agenzie di somministrazione se licenziano perché la missione non viene più rinnovata possono farlo diciamo indipendentemente dall'articolo 18 credo, cioè, hanno comunque delle flessibilità in più, tutta questa roba, tutta la gente riesce a lavorare, ecco. Io non so qui se è colpa dei miei genitori, penso che c'è un effetto che insomma, qualcuno l'ha cercato. E poi però dice vabbè, abbiamo fatto il pacchetto 3, la legge Biagi, la legge Fornero, abbiamo liberalizzato i voucher, a un certo punto garanzia giovani. A livello europeo si è scoperto che effettivamente abbiamo un tasso di under 25, non in istruzione, in formazione professionale né al lavoro, esclusivo, soprattutto nei paesi ovviamente del sud Europa. Allora si è pensato di fare il terzo pilastro del mercato del lavoro, le grandi politiche attive, garanzia giovani, no, soldi, centri per l'impiego, agenzie private, soprattutto agenzie di somministrazione riconosciute, per effettivamente attivare e fare entrare questi ragazzi almeno a cercarsi un lavoretto, perché ormai li chiamano lavoretti. Allora questi effettivamente sono andati dentro il mercato del lavoro, sono passati da scoraggiati che non cercano lavoro a disoccupati, perché una volta che si iscrivono alla garanzia giovani effettivamente stanno cercando lavoro, quindi anche nelle statistiche del lavoro quando tra il 2014 e il 2016 vediamo che gli inattivi under 29, perché in Italia è stata estesa fino a 29 anni, diminuiscono,
ed entrano nei disoccupati è perché stanno cercando lavoro attraverso la garanzia dei giovani. Quindi vanno a riempire la profilazione, se hai studiato, se hai altre esperienze. Quello che succede però è che a questi li possono, tra il 2014 e il 2015, effettivamente proporre, perché poi dall'altro lato c'è sempre un'azienda, un lavoro. Se andiamo a guardare l'Italia, vediamo che nel 31% c'è una qualsiasi forma di occupazione, non definita, l'11% tornano a istruirsi, quindi dopo un anno che hanno fatto la garanzia ai giovani, nel 54% dei casi fanno un tirocinio. La media europea dei tirocini extracurriculari, quindi a sostituzione di contratti di lavoro con tirocinio, è il 13%, se andate a sommare le altre colonne arancioni. Okay? L'offerta di lavoro da parte delle imprese, che statisticamente la domanda di lavoro per i giovani, è il tirocini extracurriculare. Ditemi se questa cosa ci vuole fare i giovani, cioè nel senso appunto le imprese possono fare, adesso sì, quello che diceva Igor oggi, loro usano noi, quello che dicevano oggi sui giornali i ragazzi di Napoli, quando denunciano, noi non abbiamo neanche le competenze per fare le guide e stiamo togliendo lavoro a tutti quei laureati che invece sanno fare le guide turistiche, noi facciamo il quarto liceo, sì, studiamo storia dell'arte, ma che ne sappiamo? Cioè, come a dire, no, c'è anche questa soggezione, cioè si comincia a capire questa cosa, perché loro riconoscono di lavorare là dentro. Cosa che potrebbe fare un altro al posto loro. Ah, questa è la situazione di, appunto, la più grande politica attiva contro i NEET dell'Unione Europea. Ma oltre questo danno, la cosa che poi uno va a vedere la comunicazione politica delle cose, c'è la beffa, che è questa cosa qua. Ovvero, questo è il rapporto della Corte Europea sulla garanzia giovani a 3 anni dalla cosa. E qui dice destinazione ignota, cioè che non si sa, no, dopo un anno che cosa hanno fatto i ragazzi, negativa se sono disoccupati o inattivi, oppure positiva. In Italia è reputato positivo nel 99% dei casi. Okay. La quota del 50% dei tirocini è tutto positivo. Abbiamo fatto dei passi da gigante per, no, strutturare e ridurre la disoccupazione giovanile. Questa cosa qua, 99%. L'altra è l'Irlanda, no? Cioè, ci fate caso, cioè, vuol dire, la Francia è più bassa, parte da una situazione, diciamo, più favorevole, ma in Francia non fanno fare i tirocini extracurriculari. Cioè, per noi va bene ammettere come opportunità di lavoro un tirocinio extracurriculare a un anno da un altro tirocinio, sostanzialmente, o uno stage, un tempo determinato. Cioè, non è che questi in precariato non se l'erano fatti l'anno prima, l'hanno fatto, l'anno dopo hanno questa situazione. Vabbè. Ora, quindi, questo per dire appunto i giovani. Dopodiché, appunto, chiudiamo la parte generazionale, a me pare evidente che lo scontro non possa dirsi generazionale, perché poi i tirocini extracurriculari sono anche le tipologie e rapporti di lavoro che oggi vengono applicati a chi è stato espulso dai processi produttivi, licenziato, e che non riesce ad entrare, diciamo, sul luogo di lavoro con un contratto standard, tra virgolette. Okay. E in effetti, se andiamo a guardare quei dati di quella cosa che vi facevo vedere all'inizio della Banca d'Italia, se guardiamo il reddito equivalente mediano, prima vi ho fatto vedere la media, che effettivamente, no, aumentava con l'età. Poi guardiamo il reddito equivalente mediano, cioè quanto guadagna il 50% più povero, no, cioè, della popolazione per tipologie professionali. Vabbè, ovviamente il totale, la media è sui 27.000 euro, poi abbiamo gli operai, pensionati, eccetera, dirigenti, imprenditori liberi professionisti che guadagnano, no, 20.000, 500.000. Se questa cosa, oddio, no, è saltata una slide, scusate, vabbè, ok, sta saltando tutto, ah no, è saltata, no, è saltata, vabbè, rifacendo questa cosa, per classi di età, se guardate, l'operaio, che sostanzialmente è un inquadramento anche basso, poi appunto come statisticamente definiamo gli operai, oggi è abbastanza controverso, però ha lo stesso reddito equivalente mediano dei pensionati. Come dire, quella cosa degli over 64 che erano molto più ricchi, se andiamo a guardare cos'è il 50% di quella classe di età, si vede che stanno come gli operai. La questione non è anagrafica. È da dove vieni nel mercato del lavoro. Eri un operaio, rimani con una pensione media sotto i 900 euro in Italia. Sei stato disoccupato, hai il 50% di probabilità di essere comunque un povero, un lavoratore povero, e così via. Quindi, come a dire, anche i giovani, chi si può permettere di fare gli stage gratuiti, ovviamente, e chi ha, per esempio, chi può pagare 3.000 euro al mese per fare vivere il figlio a Ginevra e lavorare in una delle organizzazioni dell'ONU,
di questo si tratta, quindi da 3.000 euro cash ogni mese. Io quando me l'hanno offerta non ce li avevo, francamente, eppure stavo facendo i master come tutti i miei colleghi. Quindi poi dici, vabbè, tutto questo, la politica, cioè ci sono delle responsabilità, quello che mi chiedevi proprio all'inizio, da dove vengono le motivazioni? Uno è il quadro ideologico, due è il controllo politico del quadro ideologico, cioè come questa cosa diventa effettivamente legge. E in effetti nel 2011, nel momento in cui c'è stata la lettera Trisce Draghi al governo italiano, si diceva quasi la stessa cosa del 94 dell'OCSE. Dove però tra il 94 e il 2011 in Italia già avevamo avuto tre riforme del mercato del lavoro, più tutto quello che interviene con le leggi di stabilità, i protocolli, i decreti, eccetera. Allora dicono, c'è l'esigenza di riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale collettiva, permettendo accordi a livello di imprese in modo da tagliare i salari, condizioni di lavoro e esigenze specifiche delle aziende, rendendo questi accordi più rilevanti rispetto ai livelli di negoziazione. Quindi qui, al di là, ovviamente l'obiettivo di svalutazione salariale, perché se io penso che stanno sulla stessa barca l'imprenditore di 27 anni e il giovane disoccupato di 27 anni, forse c'è un problema. Però questa cosa è ideologia neoliberista, è la teoria marshalliana per cui uno vale uno effettivamente nell'economia, non esistono i rapporti di forza e di potere e questa cosa può avvenire. Avviene ovviamente facendo oscillare i salari, come abbiamo visto prima. Però c'è un'altra cosa che diciamo è un portato veramente politico e collettivo, la differenza tra quale fonte legislativa, ok, sta nel, diciamo, qual è l'ordine gerarchico delle fonti legislative. Quello che ci chiede la lettera Trisce Draghi e che poi viene applicata, se vogliamo, con la manovra di Ferragosto, che è il modo in cui il governo Berlusconi prova a salvarsi, sempre ovviamente a firma di Sacconi, ricordiamoci chi sono, è di, ok, mettere sopra la contrattazione collettiva nazionale l'accordo aziendale dell'uno contro uno, mentre la contrattazione collettiva nazionale, benché negli ultimi anni non abbiamo visto dei grandi progressi, comunque è una cosa che unifica i lavoratori, cioè li rende simili almeno dal punto di vista contrattuale, cioè li crea e li rende una massa con eventualmente obiettivi politici comuni. La frammentazione che noi viviamo su luoghi di lavoro, per cui a pulire le nostre università ci sono i somministrati, quelli in appalto, la signora più anziana con contratto a tempo indeterminato, il ragazzo in stage, questa è una volontà, c'è la possibilità di fare accordi diversi uno per uno e anche all'interno dei contratti di dipendente avere una contrattazione, diciamo, che va al ribasso e peggiora la contrattazione collettiva nazionale. Vabbè, tutta questa cosa alla fine della fiera, siccome non è una questione di generazione ma è di classe, appunto, abbiamo visto che gli operai sono sempre in una posizione molto inferiore dal punto di vista economico rispetto ai dirigenti, ai manager, ma anche ai liberi professionisti, perché tutto su questa cosa, cioè, un giorno ci dovremmo mettere d'accordo, chi sta e chi non sta dentro quel fatidico 99%, e quello che è successo alla grande torta del reddito in Italia. La torta sostanzialmente si divide in salari, profitti e redditi. Ok? Se guardiamo dal 91, quindi appunto questi 28-27 anni, a oggi, in Italia questa è la quota dei salari, quindi è la fetta del reddito nazionale che va ai lavoratori rispetto a quella che va ai profitti e alle rendite. Quello che si vede è che c'è un crollo totale tra il 91 e il 96. Dove il primo grande crollo è quello attorno al 92, la crisi in Italia, cioè lo spartiacque, dal punto si è rotta, dal punto di vista dei rapporti di lavoro è il 92, no, direi che questa ci piace di più, e poi continua, 96 ricrolla, poi si riprende un po' durante la crisi, ma perché effettivamente, diciamo, la rendita finanziaria nel 2008 diminuisce. Quindi il pezzo di rendita e la proporzione aumenta per gli altri. Questa cosa è una roba che in tutto l'Occidente avviene, okay? Tranne sostanzialmente nel Regno Unito, che proprio parte comunque da altri livelli. Cioè il Giappone, cioè la svalutazione salariale, si viene occupazione, reddito alto, anche lì facciamo tanto reddito, non è detto che venga fatto per i lavoratori, no? Okay? La quota salari diminuisce. La quota salari di fatto significa la possibilità di fare reddito e appropriarsi il proprio reddito. Che è la stessa cosa per cui se mi obbligano a lavorare gratis, cioè in termini di plus valore, cioè va tutta all'azienda. Se mi possono pagare il 20% meno, va tutta all'azienda. Cioè non è che lo stiamo distribuendo alla Caritas a fine giornata come prodotto in obsolescenza. Di questa cosa qua, e vado su una delle domande secondo me più interessanti, è che
Quando noi parliamo di lavoro, oppure io lo faccio perché è molto più semplice da spiegare, ci focalizziamo sempre su numero e quantità, quantità di occupazione, quantità di salari. La cosa su cui invece non riflettiamo mai è la qualità del lavoro in termini di democrazia economica, che secondo me è il nesso, ed è il nesso anche rispetto alla tecnologia. Cioè il fatto che oggi parliamo tanto di gig economy, quindi sostanzialmente di un posto di lavoro che è parcellizzato e non viene più riconosciuto come periodo speso di connessione, se vogliamo, all'interno delle piattaforme, ma viene pagato a contimo, quella è la gestione anche rispetto a come si organizza il lavoro, cioè chi è il lavoratore, cosa può fare, cosa può decidere il lavoratore nel suo luogo di lavoro. E questa è una delle cose che se noi lavoriamo 3 giorni in un'impresa e poi ce ne andiamo, cioè, manco il tempo di dire convochiamo l'assemblea sindacale e capiamo quale può essere il piano industriale di questa azienda. Effettivamente ci sottraggono quello che una volta noi identificavamo, no, un po' l'identità, no, il voler saper lavorare dentro un'azienda, cioè l'apporto anche se vogliamo sia individuale che collettivo. Se io sto 2 giorni in un'azienda non me ne può fregare di meno, ci vado effettivamente con l'obiettivo di scambiare il salario, okay, per un po' di lavoro, di tempo di lavoro. Questo è quello che hanno fatto. Le trasformazioni tecnologiche in questo senso di oggi non hanno nulla di nuovo. Cioè è una forma di applicazione tecnica, e volevo vedere se in 150 anni dalla prima pubblicazione del Capitale non avessimo fatto degli avanzamenti tecnici. Cioè avere l'app per gestire le consegne a domicilio piuttosto che il telefono di casa è soltanto una questione tecnica. Il problema che uno si pone, sia nell'organizzazione del lavoro, sia nella democrazia, sia in termini appunto retributivi, perché noi oggi ci troviamo che siamo quella generazione per cui modernità e innovazione tecnologica significano cottimo. E il cottimo si può fare. Il cottimo, tra l'altro, c'è sempre stato in contratti di collaborazione a progetto. Alla fin fine è un cottimo un po' più esteso, okay? Non sarà un pezzo come si faceva appunto all'inizio del Novecento, dove tutto il lavoro a domicilio era fordista in realtà, ed era anche taylorista, però non veniva fatto dentro la fabbrica, veniva subito esternalizzato. Cioè le donne del tessile, il packaging in Italia anche a fine anni 70 è sempre stato gestito a cottimo a domicilio, che è la stessa cosa che fa Amazon. Mechanical Turk, cioè tutte le persone che mettono gli hashtag e poi no, l'algoritmo li usa per farci vedere determinate foto o i commenti su Amazon, no, tutte le cose dei clienti eccetera, là non è la macchina che li genera, è un lavoratore che solitamente si trova o in Venezuela o in Bangladesh o in India. Quella persona è pagata 20 centesimi ad hashtag. Ora, ok, la tecnologia, il problema è che cosa ci facciamo con la tecnologia e soprattutto chi è che governa la tecnologia, perché il fatto di avere l'applicazione per spostarmi nel traffico, ok, può essere una cosa conveniente perché io giustamente so dove devo andare perché non conoscerò tutta la città. Il problema è che siccome la tecnologia in quel caso ci dice qual è il percorso che dobbiamo fare, stima i tempi e in base a quei tempi io so se avrò un'alta probabilità di ricevere la prossima chiamata come commessa per portare a casa il prossimo, alla consegna, il prossimo pasto o meno. Questo significa che quello che è stato introdotto come innovazione tecnologica, che è un processo naturale dello sviluppo della tecnica e delle scienze, il suo governo politico è il controllo dei lavoratori, che è la stessa cosa che si fa in FCA, dove adesso c'è quella cosa, come si chiama, l'esoscheletro, ok, che ergonomicamente tiene le persone, invece di farle lavorare verso il basso, abitano verso l'alto. Ma non è che lo fanno per liberare dalle ernie e dai problemi articolari gli operai, lo fanno perché in quella posizione, spostando soltanto il braccio, riescono a abitare un numero di viti superiore rispetto a prima. Ora uno dirà, vabbè, quindi siccome sono operai specializzati di qualsiasi età, siccome comunque c'è l'investimento in tecnologia, allora rispetto alla teoria dominante fanno parte di quel profilo altamente qualificato per cui effettivamente i salari stanno aumentando. Uno va a guardare quali sono i salari in FCA in Italia e si trova il modello Marchionne, no? Contratto di Pomigliano e tutta quella storia lì, come a dire il salario è un rapporto di forza politico, è anche il rapporto di lavoro su 1000 assunti, 850 in somministrazione, quando dovrebbero essere, no, l'aristocrazia operaia d'Italia, cambia, okay? Cioè, lo decide Marchionne, non lo decide quanto sono bravo. L'ultima cosa, e questa è una nota politica generazionale quando si parla di pensioni, noi è vero che non avremo mai la pensione, se questa è la realtà che andrà avanti, cioè la pensione intesa come salario differito è una percentuale del salario di oggi, poi possiamo aggiungerci che noi dovremmo avere uno stato sociale e welfare un po' più moderno,
per cui cioè, mi devi aggiungere il diritto alla casa, alla sanità, alla mobilità, eccetera, ma rispetto a quello che è la vita del lavoratore, quello è un salario differito. Se io guadagno 400 euro al mese, posso lavorare pure 72 anni, sarò sempre un morto di fame a 91. Questo è un dato di fatto. Ora, il problema è che questa cosa, che è ovvia in queste condizioni del mercato del lavoro, non è normale dal punto di vista di un paese civile, perché noi saremo la generazione che o va a rubare, voglio dire, cominciamoci ad allenare a quel punto, o se no si suicida in massa, perché se l'andazzo è restringiamo pure il welfare, noi saremo davvero, cioè, poveri oggi ma disperati dopodomani. E secondo me, appunto, siccome non è dato della natura, non è un principio divino, questa cosa si può cambiare, lo dicevamo all'inizio, no, oggi in ingresso. Dall'altro lato, quello che ci dicono oggi, il problema sono le pensioni. Guardate, se uno guarda il bilancio IPS, tutti noi precari abbiamo nel fondo della gestione separata, diciamo un surplus, no? Un avanzo primario, detto in altri termini, di circa 3,4 miliardi. Il fondo dei dirigenti è ogni anno in deficit di 6 miliardi, cioè noi stiamo facendo una redistribuzione al contrario, per cui noi giovani, poveri cristi sfruttati, stiamo pagando le pensioni ai dirigenti che non hanno contribuito e che hanno delle pensioni effettivamente d'oro. Ora, anche lì la retorica, per abbassare in modo appunto mediano le pensioni, si dice tagliamo le pensioni quando all'ordo sono 3.000 euro al mese. Io dico no, cioè cominciamo a tagliare quelle che sono 6.000 euro al mese. Il problema è perché si sono formate pensioni retributive da 6.000 euro al mese? Perché la disparità e le diseguaglianze all'interno del mercato del lavoro, quello che vedevamo prima, no? I dirigenti rispetto agli operai, sono tali per cui questi si possono permettere a 64 anni non soltanto di avere una pensione di 4.000 euro e mezzo, almeno, netti, ma di avere 3-4 case. E noi dal punto di vista redistributivo non facciamo nulla, cioè, al di là della tassa sulla casa. Cioè, il problema della tassa sulla casa deve essere, cioè, come dire, come tutto il resto, no, della tassazione in termini di giustizia sociale, progressiva. In Italia il governo Berlusconi eliminò la tassa sulle successioni. Siamo l'unico paese in Europa a non avere una tassa sulle successioni, che non significa tassarci la piccola casa in campagna in provincia di Caltanissetta, che tra l'altro vale zero. No, siamo proprietari di casa, cioè di quella cosa là, ma che te ne fai? Soprattutto con un'emigrazione che negli ultimi 18 anni ha prodotto uno spostamento di 1,7 milioni under 35 dal sud Italia al nord Italia o all'estero, cosa di cui non parliamo mai. Quindi, come dire, se rimettiamo in discussione tutte le dimensioni della, no, delle diseguaglianze, come si formano, perché si formano e dove si formano, davvero io non mi sento minimamente affine al figlio di Farinetti. Sia a livello materiale, ma anche a livello politico. Cioè, di qual è la mia rivendicazione? Su questo chiudo, nel senso che io non rivendico il 99%, perché appunto non è solo l'1% che sta guadagnando. Dietro c'è un altro 15% di popolazione che lavora solo in funzione per l'arricchimento di quell'1%, perché da quell'arricchimento loro traggono beneficio. E sono tutte quelle persone pagate con stock option, no? Profitti e rendite, che di fatto non fanno parte di una classe di salariati veri e propri. Quindi, come a dire, lo slogan ovviamente ci stava, no? In Occupy Wall Street, eccetera. Però in termini di composizione e ricomposizione sociale, in un discorso appunto, no, che rimette insieme dei pezzi e trova degli antagonismi, secondo me è fallace. Non so come... Boh, non so se è risposta a tutto, non so neanche quanto ho parlato, ti ripasso la parola.